Allora, siamo qui con Lorenzo D'Ezzardo, uno dei principali protagonisti della serata. Beh, Dez, io mi sbilancio con un complimento. Ho rivisto il Dez di Piacenza. È il Dez bello, brillante, voglioso. Sì, diciamo allora che poi in settimana avevo anche visto Rocky per un'infiltrazione al ginocchio e quello sicuramente ha migliorato, diciamo, le condizioni fisiche, comunque sia. Per quanto stia bene, c'è sempre da bilanciare, mentre l'infiltrazione sicuramente mi ha aiutato a stare meglio. Poi le motivazioni sicuramente non mancavano, dopo le partite diciamo più opache, l'ulteriore un po' negativo per la Caserta, per il Suola, insomma. E quindi sì, dai, una sommatoria di cose, una sommatoria di fattori. Poi Megna porta bene, visto che anche l'anno scorso la tripla. E quindi dai, sono molto felice, è una partita fondamentale per l'accesso ai playoff. Ti lascio andare perché so che dovete andare a festeggiare nello spogliatoio. Grazie Dez, ringrazio il tuo compagno. Allora, siamo qui con Lorenzo Formiga al termine della partita contro Megna. Forse una delle più belle partite del campionato, si può dire. Siamo stati bravi, siamo stati, secondo me, settati dall'inizio. Abbiamo dimostrato all'inizio che volevamo mettere la partita su un certo binario. E l'abbiamo portata avanti per 40 minuti e siamo molto soddisfatti di come ci siamo posti in campo e di come abbiamo condiviso e siamo stati quello che volevamo essere. Sotto l'aspetto tattico stasera ci ha un po' sorpreso la squadra, però siamo una squadra che solitamente tira tantissimo da tre. Nei primi due quarti addirittura abbiamo tirato il doppio da due e da tre con percentuali ottime, sfruttando un D'Ezzardo che, come gli ho detto a lui in diretta, veramente si è ritrovato al 100%. Quindi questa involuzione di Piombino, questo cambio è stato in conseguenza della squadra che andavamo a affrontare? Credo che la parola che abbiamo usato più spesso durante l'anno è condivisione. Quando noi riusciamo a condividere, giochiamo partite in cui riusciamo a essere pericolosi sia all'interno dell'area sia fuori dall'area. E è l'obiettivo che ci siamo posti come gruppo e oggi siamo riusciti a metterlo in pratica, come in altre partite, ovviamente oggi si è visto di più. Ma ripeto, l'obiettivo, come avevo detto l'altro giorno quando ci siamo sentiti prima della partita, era pensare a noi e non pensare a quello che potevano fare loro. E oggettivamente siamo stati bravi a pensare a noi. Vicinissimi all'obiettivo, stasera dovremo fare anche qualche conto perché veramente quest'anno è complicata, quindi serve più un ragioniere che un tecnico stasera, però siamo vicinissimi. Allora, siamo vicinissimi, potremmo già essere, dopo il mantenimento della categoria, che era l'obiettivo che ci eravamo posti a inizio stagione, ora abbiamo a portata di mano questo altro obiettivo. Vabbè, però ti interrompo, scusa, però dai, il nostro obiettivo era playoff, lo sognavamo. Ma allora... Ci siamo fatti un po' scudo di quella salvezza, era un sogno tangibile. L'obiettivo era mantenere la teoria. Poi volevamo andare ai playoff, nessuno l'ha mai nascosto, credo. Però l'obiettivo è noi dovevamo mantenere l'idea che volevamo mantenere la categoria. Poi volevamo mantenere la categoria, possibilmente andando ai playoff. E andando ai playoff, allora sì, saremo, come ho detto l'altro giorno, soddisfatti. Vabbè Lorenzo, allora noi ora passiamo la linea al ragioniere e vediamo a che punto siamo, se no ci rivediamo a Rieti. Grazie Lorenzo. Grazie a voi. Allora, dopo aver parlato con Lorenzo D'Ezzardo, anticipo, grande prova di squadra senza dubbio, perché queste partite se non si gioca di squadra non si vincano, però stasera abbiamo avuto, dopo questi particolari, ritrovati chi da un lungo infortunio, chi da un momento leggermente negativo. D'Ezzardo e Fabrizio Piccone. Stasera Fabrizio, cancelliamo tutto quello di grigio e dai, che sei qua con noi. Sicuramente sono contento per la squadra, è stata una settimana lunga, la partita a Fiorenzuola non ce la dimentichiamo, nel senso che deve essere l'insegnamento per tutti, staff compreso e soprattutto ovviamente i giocatori. Siamo ripartiti da là, abbiamo sistemato tante cose durante la settimana, abbiamo preparato meglio
e abbiamo ascoltato un po' quello che ci dicono gli allenatori, non che di solito non lo facevamo, ma magari quel gioco che facciamo noi, il fatto di essere liberi in campo, di a giocare ad alti possessi, magari delle volte diciamo, facciamo difficoltà. Oggi sicuramente abbiamo creato delle percentuali migliori e si arriva alla risposta. E come dice Mattia, le risposte avvengono in campo e basta, non ci sono altri tipi di risposte, ormai ovviamente con i social e tutto, ma la risposta deve venire in campo la domenica o il giorno che si gioca. Sono contento veramente, e anche se non sembra, però sono contento. Dai, un mezzo sorriso te l'ho strappato. Sì, sì, è stato un periodo un po' così, sono successe tante cose, poi nel senso, a me fa sempre piacere dimostrare il mio valore, però ovviamente questo è uno sport di squadra, quindi diciamo, vince uno, vinciamo tutti, e ovviamente i miei compagni mi hanno messo nelle condizioni migliori per fare la miglior partita. Ammetto che oggi è stata una di quelle giornate, come si dice. Abbiamo attaccato le debolezze di Omegna, abbiamo gestito meglio i carichi questa settimana, ho imparato tanto davvero, comunque ripeto, dalle sconfitte, sono contento per la mia prova oggi, ma soprattutto per i compagni e le risposte che tutti abbiamo dato. Noi ti ringraziamo Fabrizio e ti giro anche i complimenti del coach di Omegna, che ha detto con un piccone così stasera era difficile vincere. Allora, io quello che ho detto al coach è che oggi ha perso e magari è più amaro allenarsi perché poi devono giocare domenica prossima e magari non faranno i playoff, non so niente della classifica, neanche noi. Però alla fine siamo tutti nella stessa barca e c'è chi gioca in Serie A che vuole arrivare più in alto, c'è chi gioca in Serie B che vuole arrivare più in alto, chi fa ultimo e vuole salvarsi o comunque deve migliorare, chi sta primo come i grandi giocatori devono continuare a migliorare ogni giorno. Quindi quello che dico, ho detto anche al coach, l'importante è non fermarsi, qualsiasi sia il livello e qualsiasi siano le condizioni. Soprattutto per me, io non ho mai pensato a un periodo negativo perché alla fine durante la settimana comunque mi allenavo bene, ma la domenica le scelte delle squadre avversarie comunque mi hanno un po' messo in difficoltà. L'importante è vincere, io non devo fare 50 punti o Mattia non deve fare 50 punti, dobbiamo entrare in campo e vincere la partita o 50-49 o 199. Questo deve essere il concetto che magari in qualche partita andrà male. E mi dispiace, infatti abbiamo fatto delle riunioni e ci siamo confrontati perché comunque certi atteggiamenti non andavano bene. Io sono contento per la risposta che hanno fatto tutti i miei compagni di squadra. Faccio tutti i complimenti a Dezzi perché comunque per me è un grande amico e sono contento per lui perché comunque questa è una di quelle partite che si ricorderà per tutta la vita, anche perché riprendersi da tre crociati non è facile. Già un infortunio come una caviglia non è facile, come Mirko che ha sempre difficoltà eccetera, o Ale con tutti i problemini, Matti col crociato ovviamente, ma adesso ne ha fatti tre e oggi comunque sono davvero contento per lui perché se lo merita, lavora ogni giorno al massimo. Beh, allora di nuovo grazie sul cuore, grazie. Fabrizio, e ti vogliamo vedere continuare a sorridere, dobbiamo sorridere ancora Fabrizio, no, non abbiamo ancora altre partite, ufficiale... abbiamo ancora altre partite, grazie, 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 grazie.